che cosa si augura per questo Natale 2021? Ma io mi auguro che quest'anno ci sia veramente un Natale che ricongiungerà tutti i familiari, che ci sarà un pochino più di pace, un po' più di serenità e che la felicità domini tutto l'universo. 70.000 visitatori nel primo weekend della città di Natale ad Arezzo, file alle attrazioni e 3 turni ai ristoranti. Siamo andati oltre ogni aspettativa, commenta Gianluca Rosai di Confcommercio. La promozione nelle riviste specializzate e nei portali dedicati alle attrazioni soprattutto per bambini ha portato molte famiglie ad Arezzo in questo primo fine settimana. La logistica della città e di Piazza Grande indubbiamente in questo caso hanno avuto qualche piccolo affanno con code di gente in fila a lungo per la casa di Babbo Natale, ad esempio nel pomeriggio invece si sono avute notizie di difficoltà per entrare in città dal casello autostradale. È lo stesso comandante della Polizia Municipale Aldo Poponcini ad aver registrato i primi parcheggi esauriti nella giornata soprattutto di domenica. Gli arrivi sono stati soprattutto dal Veneto, dall'Emilia Romagna, dal Lazio ma anche dalle Marche e dall'Abruzzo. Tutti gli eventi legati a Piazza Grande, quindi Mercatino Tirolese, Casa di Babbo Natale e Casa di Lego, aspettano i bambini fino al prossimo 26 dicembre, file permettendo. Ma le letterine, seppur igienizzate, le legge tutte? Tutte igienizzate, ho una squadra di elfi che passano un certo, diciamo, quantità di ore per poterle esaminare, diciamo, purtroppo con questa pandemia che penso che si stia andando nell'essere e chiaramente io leggo tutte le letterine come sempre ho fatto. Prego.